Radio Yes, la radio della città di Roma, 99.8. È il momento di parlare di spettacolo. Parliamo di teatro e presentiamo una divertente, ma una commedia divertente che fa anche riflettere. E va in scena al Teatro dei Servi. Il titolo molto molto di attualità: Bamboccioni, ovvero Che noia il posto fisso, scritto e diretto da Roberto D'Alessandro, che è qui con noi, ospite a Radio Yes. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, ci racconti un attimo questo spettacolo. Che cosa intanto andiamo a vedere? Intanto chiedo scusa, saluto tutti e chiedo scusa per la voce, ma noi attori quando lavoriamo la sera, sì, la mattina ci sveglia ci tardi. Un po' tardi. Certo, questo è noto, sei perdonatissimo. Perché sennò poi la sera non parliamo. Certo. Poi in questo spettacolo ballo. Lui è un il personaggio che interpreto è un laureato in fisica quantistica. Ma siccome non trova lavoro, allora c'è la passione della danza e cerca di sfruttare quella roba là, insomma. Solo che chi mi conosce, chissà quanto, peso 125 kg, quindi diciamo che si fa un po' fatica. Si fa un po' fatica. È peccato che diciamo che il titolo l'abbiamo deciso qualche mese fa, altrimenti avremmo aggiunto sul primo impiego non bisogna essere schizzinosi. Di grande attualità. Certo. E anche lì i nostri protagonisti, che sono tre bamboccioni, appunto, che vanno a vivere nella stessa casa, lo spunto è preso da un fatto di cronaca, cioè il sindaco Pisapia ha messo a disposizione 30 appartamenti a Milano per giovani che vivono con le famiglie laureati che non possono permettersi una casa, e io ho preso quello spunto e ho fatto incontrare questi tre che sono giovani e laureati ultra quarantenni, però cioè sono abbastanza in là con l'età, e questi si incontrano e cominciano, ecco, la loro avventura in questa casa. Poi incontrano una prostituta poverina che ha grandi problemi esistenziali, è un barbone per vocazione, e da lì si intreccia, diciamo, la storia dello spettacolo, che parla d'attualità, parla dei giorni nostri, e lo fa facendoci ridere. Più che sorridere, si ride molto in questo spettacolo, anche se, come ha scritto giustamente una giornalista, e la definizione mi è piaciuta moltissimo, si esce dallo spettacolo con le risate nelle orecchie e la mare in bocca, perché giustamente questi tre alla fine improbabili, sopra le righe, tutto quello che vuoi, eccetera, ma che appartengono a delle categorie esistentissime in Italia. La conferma me l'ha data uno spot norvegese che gira su internet ultimamente, che è uno spot che fanno in Norvegia sul luogo comune che hanno degli italiani in generale, di questa mamma che fa il bagno a 50 anni al figlio, che lo imbocca, che lo cucina, eccetera eccetera. Io non so se questo corrisponde diciamo nella società a vero. Certo fa molto ridere. In qualche modo c'è una punta di verità in questa storia, no? Dei figli italiani. E certo, che vanno via di casa tardi, e io credo non solo per il motivo che è difficile mantenersi, poi alla fine c'è anche una piccola percentuale che ci sta bene proprio a casa. E infatti questa cosa esce, cioè certamente si ha una forma di così sudditanza psicologica dalla mamma che non ti lascia andare in tutti i sensi, però è vero pure che le famiglie in Italia fungono proprio da ammortizzatore sociale. Cioè se altrove a 20 anni i ragazzi hanno la possibilità di avere una casa, un sussidio di sopravvivenza proprio, qua in Italia non è possibile, quindi resti in casa anche proprio per una sorta di costrizione in generale. Oramai questo tempo si è allungato talmente tanto che uno dei tre bamboccioni, che io dico un giovane di quasi 60 anni, dice: che fai? Sono in cerca di prima occupazione. Ti daranno prima la pensione.
Comunque, adesso non sono insomma, levato pure la pensione. è nella migliore tradizione della commedia all'italiana dei tempi di Monicelli, che si rideva tanto e si usciva giustamente con l'amaro in bocca, perché poi si faceva una profonda riflessione, sorridendo di tutto quello che era il clima, l'atmosfera di questa Italia che poi va sempre avanti, spinge, fatica tra mille difficoltà, tra tanti vizi e tanti problemi. Insomma, noi siamo un po' particolari, è bene riderci sopra ogni tanto, no? Eh beh, se noi siamo come siamo, io sono fiero di essere italiano, orgogliosissimo di essere non solo italiano ma anche meridionale. Tu sei calabrese, se non mi Io sbaglio. sono Tutto calabrese. bene, perché c'è stato il terremoto Un questa sciame notte. sismico, ma c'è uno sciame sismico in atto da mesi là sul Pollino e per fortuna finora nulla, speriamo che continui così. Del Sì. resto io sono cresciuto con il terremoto tutti i giorni, infatti non è un caso, in questo spettacolo alla fine c'è un terremoto, succede il terremoto, ecco. Anche in questo senso è di grande attualità, che in questi ultimi anni in Italia ci sta un po' perseguitando questo terremoto, Eh sì, perché ognuno ha due. ci sta braccando l'Aquila, Emilia Romagna, adesso in Calabria, perché la scossa di questa notte, tanto per fare un po' di cronaca, non è stata sciame, era un 5 della scala Richter. Io ho dei parenti e si sono fatti la notte per strada, quindi è stata una ventina di secondi molto molto pesante, sì. E io ho seguito una cosa, ha fatto sei scosse dalle 11 in poi, la Eh più sì, esatto. forte all'1.05 appunto del quinto grado della scala Richter. Però Tornando chiaro. alla commedia, gli interpreti. Tornando a bomba alla commedia, appunto alla fine questi tre bamboccioni, più la prostituta, più il barbone, vivono insieme in questa casa quando appunto c'è una scossa di terremoto che squassa tutto e quindi loro tre sono costretti ad andare via e decidono uno dei tre ha un dottorato di ricerca in Norvegia dove dice non ci voglio andare perché ti ammazzano ad ogni angolo di strada, giusto così per restituire la periglia ai norvegesi e invece il barbone e la prostituta decidono, visto che c'è una storia d'amore che poi si conclude bene in questo caso, di vivere in questa casa pericolante, proprio segno e simbolo che bisogna costruire su queste macerie e continuare a vivere, a crederci nella vita perché la vita è bella, vale la pena sempre di essere vissuta fino in fondo. E gli interpreti sono io, Roberto D'Alessandro, che ho scritto e diretto anche la commedia, con me c'è Enzo Casertano, Giuseppe Alagna, poi ci sta il Barbone, che Franco è Franco Barbero. Barbero, e la prostituta che è Maria Cristina Fioretti. Le scene sono di Giuseppe Scoglio, i costumi di Clara Surro, c'è un regista assistente che come si dice, mi guarda da fuori, che è Paolo Orlandelli. Insomma, li abbiamo citati tutti. Abbiamo Lo fatto spettacolo il è di grande nostro. divertimento. Chi non è venuto e si trova a Roma, venga, poi saremo a Milano dall'8 di novembre, e poi staremo ancora in giro per l'Italia, insomma. Benissimo, allora fino al 4 novembre al Teatro dei Servi, quindi avete tempo per andare a vedere un bello spettacolo divertente, sottolineo divertente perché di questi tempi anche una sana risata ci vuole e ve lo consigliamo con tutto il cuore. Grazie a Roberto Grazie, D'Alessandro. grazie a te, grazie a voi, buona giornata, vi aspetto a teatro. Certo, autore e interprete di Bamboccioni, ovvero Che noia il posto fisso, in scena fino al 4 novembre al Teatro dei Servi. Man frykter nå at Obo kan gjøre det for lett å flytte hjemmefra. Finché non troviamo una brava moglie, tu resti con mamma. Tira fuori le mani. Radio Yes.